che si parla di questa cosa, cioè, vogliamo salire, ecco. La prima domanda è, amica o amica nostra? Andiamo. Ci siamo sentiti un casino, perché facciamo un mini. Le due domande sono chi la veste? Ah, ma la è anche il suo, è anche il sindaco. Ma guardate, c'è un tecnico che sta assente di sapere cosa sta succedendo? L'ha mica assunto qua, che ho assunto, che ha fatto? Niente. E questo? E questo? Niente. Sì, ok. È come nel vecchio da scritto su fuori, si sente solo gli occhi? Sì. Puoi parlare del tuo clarino? Questo va? Questo va? Questo va? Se non ci vuole tenere il microfono. Va bene. Il mio funziona adesso. Il tuo funziona. Lo diciamo a voi. Il sindaco? A riprova. Ok, ce ne possiamo andare. La prima domanda è, da dove è stato fino adesso che ci hai imbarazzato da qui? Bene, io farei così, la serata è omeopatica, cioè chi capisce, chi capisce, non capisce, esce, questo è il modo per... Bene, tradurre, no, non funziona da più, quando dico una cosa sensata, smette di funzionare, che è una cosa... Non bisogna dire funziona. Non bisogna dire funziona. Scusi, il sindaco, bene, invitiamo anche una signora. Cristiana Ziator, la figlia di Francesco Ziator, per il saluto. Un applauso. Un applauso. Eccoci qua. Allora, sindaco, noi siamo qua, forse tanti anni. Innanzitutto io e per caso siamo già partiti da notte. Da parecchio. Siamo contenti di averla qui al primo alzato, naturalmente, è un piacere. Potevamo iniziare un'ora fa, però ci dica qualcosa. Innanzitutto buonasera a tutti e scusate il ritardo. Questo era meglio se non si sentiva. Dov'ero? No, perché è curioso per il ritardo. Ero a Sant'Elia, un'assemblea con gli abitanti del quartiere. Vi lascio immaginare, dire che, come dire, dovevo allontanarmi da quella sera per andare a un premio letterario, per cui non è stato semplice abbandonare quell'assemblea, però insomma ero di Santeria con gli abitanti del quartiere, avevo fatto un'assemblea che andava molto bene sui progetti per il quartiere. Chi veste? Fa tutto da solo! Pure veste solamente, bravo sindaco, complimenti. È un oggi tenevo, questa sera ho seguito altre edizioni del finanziato, innanzitutto un saluto ai familiari, ed è un premio dagli ospiti di oggi, che a mio parere va in crescendo, ed è un'occasione. Lo sapevo, se Vergasso, ma non ti puoi muovere da qua. Ti devi fermare qua e star fermo qua tutto lo spettacolo. Se tu sei fermo qua, sei sicuro che non tutto. Faccio un ponte, segnate. Cosa abbiamo da lei? Tanto che provi a far funzionare questo microfono. Esatto. Non c'è nessuno. Ha detto cose fantastiche, voi non le sentite, ma ha detto cose meravigliose. Allora, proviamo con questo. Proviamo con questo, sì, questo funziona. Che fregatura. Signora Cristiana, lei è premio di ringraziare. Rischio di andare fuori tema perché dovrei parlare della memoria di mio padre, della sua capacità di scrivere, invece io parlo sempre della simpatia di mio padre, quindi o vado fuori tema e dico delle banalità oppure dico quello che penso e dico che lo ricordiamo, tantissimi di noi lo ricordano per la sua simpatia, per il suo carattere allegro, per la sua modo di essere così empatico quando tutti, ecco, questa è la cosa che voglio ricordare di più. Era una persona che si sapeva
un po' lei con chiunque, parlava la lingua di chiunque era capace di stare bene con gli amici di Santeria di cui parlava il sindaco, così come con la professoressa Rudas, come chiunque fosse con lui, era capace di empatia. È stato un papà fantastico, è stato un nonno fantastico, ci sono quei miei figli che ricordano sicuramente il nonno come un nonno delle favole, ecco, nella... si metteva in sintonia con ognuno di loro. C'era il mio figlio più grande, che è un appassionato di natura, di scienze, e con lui faceva gli esperimenti, andava a vedere le cose più belle della natura. Con la mia figlia grande aveva la passione degli altri, se la portava in giro per il mondo. Col più piccolo, che aveva molta capacità dialettica, ci discuteva sin da piccolo e prima ascoltare. Per me è stato un papà fantastico, a parte che un bravissimo scrittore. Per cui grazie di ricordarlo. Grazie a voi. Vi invito solo ad andare dietro di quinte per un po', poi tornerete tra un attimo con noi, un po' dietro in platea. E tra l'altro di cose, tu arrivi sì, a Cecilia. Grazie.